È la volta di consegnare il David dello spettatore, perché sì, da qualche anno all'interno del David c'è anche un premio che va al film che durante la stagione cinematografica ha ottenuto il maggior numero di spettatori, esatto, nelle sale. È stato più visto. E quest'anno annuncia un po' dove chi va il David dello spettatore mentre io lo vado a prendere. Quest'anno va a Il grande giorno con Aldo, Giovanni e Giacomo, regia di Massimo Venier. Primo Davide di Donatello a Massimo Venier, che aveva già ricevuto una candidatura in passato. Primo Davide di Donatello per Aldo, Giovanni e Giacomo. Ci potete credere? Aldo, ci puoi credere? Ben ritrovato. Fammelo vedere da vicino. Incredibile. Ciao. Non le hai nominate, le nomino io: Elena Lietti, Lucia Mascino, Antonella Attili, che sono le protagoniste femminili di questo film. Dico le cose noiose veloci. Sì, fai tu. Poi vi lascio a loro. Grazie al pubblico, non solo per questo premio, perché è un pubblico, è un premio che ci ha dato, sì, grazie, che ci ha dato il pubblico, ma per tutti questi anni in cui non ci ha mai fatto mancare la sua presenza e il suo affetto ricambiato. Grazie a tutta Medusa per l'attenzione e il rispetto per il lavoro e le persone. Grazie a Emanuela Rossi e poi a quelli che sono venuti con me in battaglia. Davide, Michele, grazie. Vittorio, grazie mille Vittorio. Bomba, Massimino, tutti quelli della troupe di cui sono orgoglioso di aver fatto parte. Questo cast e quelli che non ci sono, un gruppo di attori eccezionali e intelligenti, e non è automatico, e davvero, posso garantirlo. E poi Marcella, Enrica, la grande Enrica, e con lei Stefano e Giancarlo, e Dario, insomma tutti quelli che mi hanno dato davvero il loro talento, ma soprattutto la loro umanità, che è la cosa in cui cerco di fare i film. Tu volevi dire qualcosa? È scaduto il tempo. No, giuro che è l'ultima e penso che sia giusto da parte mia ringraziare, non c'è Giovanni ma lo ringrazio, Aldo, Giovanni e Giacomo per tutti questi anni. Mi avete regalato tanti anni e tanti momenti fantastici, tanti incontri fantastici, qua c'è un esempio, e sono felicissimo di avere fatto questo film e per dare l'occasione al cinema italiano, che non l'ho mai fatto, di omaggiare queste persone che sono patrimonio nazionale. No, volevamo dire anche che, insomma, senza Massimo probabilmente non saremmo qui, perché è stata tutta un'avventura fin dall'inizio. È per cui E poi basta, Alessandro, Anna e Federica, che sono le tre macchine che mi tengono in vita. Grazie mille. Grazie. Grazie, ho già detto tutto, ma lo ribadisco, grazie al pubblico che ci dimostra un affetto incredibile da più di 30 anni, e senza di loro noi non saremmo qua, ma soprattutto se non fosse per Massimo questo premio non l'avremmo vinto. Grazie, grazie, grazie Massimo. Massimo. Grazie. Allora, complimenti. Grazie. Al prossimo. Speriamo. Che sia il primo di una lunga serie. Sì, no, ma dicevo di premi. Film l'ho visti tutti. Grazie a tutti. Grazie, grazie, grazie. Grazie mille.